è uno scontro tra un'auto e uno scooter, il primo incidente sulla viabilità alternativa dopo la chiusura di Ponte Buriano per l'avvio della seconda tranche di restauro. La provincia di Arezzo aveva anche effettuato alcuni interventi proprio per allargare la sede stradale. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 1 nei pressi dell'abitato di Ponte Buriano, frazione del comune di Arezzo. L'automobile e lo scooter si sono scontrati con una dinamica ancora al vaglio degli inquirenti. Due le persone coinvolte, un 39enne di Cortona che guidava lo scooter e un 52enne inglese. A rimanere ferito e anche in modo piuttosto serio è stato il centauro. Ha riportato una frattura scomposta ed esposta ad una gamba e un trauma alla clavicola. Sul posto il 118 di Arezzo, che ha richiesto l'intervento del Pegaso per trasferire in codice rosso il 39enne al pronto soccorso dell'ospedale di Siena. Il 52enne inglese invece ha rifiutato le cure. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore.